chiamare l'attenzione di chi, non di quelli che sono qua davanti perché ci ascoltiamo, ma di chi vede da lontano, di chi ci ascolta da lontano. Vi voglio fare un invito: avvicinatevi, passate un sabato sera diverso, occupatevi di politica, venite, criticateci, domandateci cose. Noi siamo qui per discutere, la politica è una cosa bellissima, il Movimento 5 Stelle non è antipolitica, l'antipolitica vera è quella che in questo momento c'è a Roma e c'è al Parlamento siciliano, e l'antipolitica sono i partiti, non è il Movimento 5 Stelle, e questa cosa la dobbiamo fare capire alla gente, perché ripeto, parlare di politica e parlare dei problemi del proprio paese, della propria città, sta alla base di una serena convivenza, e non è possibile che stiamo a guardare, sempre stiamo a guardare, deleghiamo, votiamo forse così per convenienza l'amico, il parente, e poi ce ne ricordiamo dopo 5 anni e gli stiamo a chiedere che cosa ha fatto. Dobbiamo occuparci in prima persona, dobbiamo occuparci in prima persona dei problemi delle nostre città. Infatti noi è questo che siamo, noi siamo portavoce. Portavoce è una differenza fondamentale, non siamo rappresentanti. Perché siamo portavoce? Perché portiamo la voce dei cittadini. Io non posso rappresentare 2700 persone, 1000 persone, 1 milione di persone, io posso rappresentare me stessa, ma posso portare la voce di migliaia, di milioni di cittadini. E questa è una differenza fondamentale che i partiti ancora non hanno capito. Non hanno capito perché se il cittadino oggi è in grado di fare interrogazioni, di fare mozioni, di fare disegni di legge, di discutere di politica, di discutere di problemi, è perché c'è il Movimento 5 Stelle che ti dice non cosa farà lui per te, ma cosa puoi fare tu per il Movimento 5 Stelle e per il tuo paese. Io vi chiedo veramente di avvicinarvi, perché noi non siamo altro che cittadini come voi, che si sono stancati di stare a guardare, che si sono stancati, signora, lei là in fondo, venga, si avvicini, ci siamo stancati di stare a guardare e lamentarci continuamente e poi possibilmente votare sempre gli stessi. Non funziona più questo sistema, signore, ce lo dobbiamo mettere bene in testa, la democrazia non è soltanto libertà, condivisione, la democrazia è responsabilità. Vivere in democrazia significa sentire sulle proprie spalle la responsabilità della propria vita, di quella dei propri figli, di quella dei propri nipoti e delle persone che ci stanno accanto. Lo volete capire una volta per tutte o no? Ancora aspettiamo che venga il Messia da qualche personaggio incredibile che verrà a salvare le nostre vite? Non verrà mai nessuno a salvare le nostre vite, le dobbiamo salvare noi, ce ne dobbiamo occupare noi. Io vi chiedo veramente di avvicinarvi, veramente, se avete qualche dubbio, se avete qualche domanda, anche se non siete d'accordo col Movimento 5 Stelle, purché se ne parli, purché si parli di politica, ci hanno allontanato da questa cosa e ci hanno allontanato volontariamente. Loro, a loro dell'astensionismo non gliene frega nulla, non gliene frega un cavolo, perché loro i loro voti ce li hanno, i loro voti clientelari ce li hanno, i loro 10.000 voti a testa ce li hanno, perché ricattano, come diceva bene Angela prima, ricattano le persone e al momento delle elezioni sanno già matematicamente quanti voti prenderanno. E allora può solo convenire che la gente non va a votare. Noi invece siamo qua non tanto per convincervi, non è una questione di convincere, si tratta di informare. Stiamo cercando di informare i cittadini, perché un cittadino informato non può fare altro che votare il Movimento 5 Stelle, scusate, sarò di parte. Ma noi quello che vediamo sia al Parlamento a Roma sia al Parlamento regionale sono cose dell'altro mondo, che poi c'è un cittadino normale veramente ha difficoltà anche a capire. Io vi faccio solo alcuni esempi. Ora, la settimana prossima abbiamo un disegno di legge in aula che consiste nell'accendere un mutuo con lo Stato di un miliardo di euro per pagare i debiti delle pubbliche amministrazioni, debiti ovviamente che hanno fatto i vari dirigenti, che hanno fatto i funzionari, che hanno fatto i vari direttori generali delle ASP. Però loro cosa dicono? Va bene, le aziende vanno pagate, le dobbiamo pagare, la soluzione che riescono a trovare migliore qual è? Spostiamo il problema più avanti.
milionario che prendeva il sussidio regionale, ne hanno parlato anche al telegiornale. Avevano 200.000 euro di reddito, 500.000 euro, 1.000 contro 1.000. Allora, sapete come li hanno scoperti? Li hanno scoperti grazie a un emendamento inserito in finanziaria dal Movimento 5 Stelle, perché noi abbiamo detto: ok, il sussidio è giusto che si dia alle persone bisognose, ma si dia alle persone che ne hanno veramente bisogno, non ai falsi poveri. Non ai falsi poveri, ed è una cosa che ha fatto alzare le barricate da tutti i deputati di Palermo, perché questo è un bacino clientelare di Palermo, ha fatto alzare le barricate che si nascondono dietro il diritto del lavoro per dare 800 euro al mese a famiglie e persone che sono ricche e non ne vogliono sentire parlare. Noi questo emendamento l'abbiamo inserito e grazie a questo emendamento hanno tolto da questo bacino almeno un centinaio di persone che guadagnavano ma più di ognuno di noi, della media diciamo dei siciliani. Sono tutte cose, ripeto, che un cittadino di buon senso entra là dentro, le propone e cerca di farle approvare. Ma il partito che deve rispondere a determinate logiche clientelari, per esempio i deputati di Palermo che devono rispondere ovviamente alle logiche clientelari di Palermo, non faranno mai, perché non gli interessa. Allora io voglio concludere solo dicendo questo: io vi prego di parlare con le persone che non votano e fargli capire